Beh, il cuore del nostro programma elettorale. Dicevo che la nostra sarà un'azione rivoluzionaria in questo senso. Sulmona ha sempre puntato poco sul turismo. Sulmona è una delle città più belle d'Italia, è una delle città più belle d'Abruzzo. Ha una sorta di palcoscenico naturale, di straordinaria bellezza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo palcoscenico di straordinaria bellezza venga mostrato all'Abruzzo, all'Italia e all'Europa intera per attrarre turisti che già ci sono, perché noi abbiamo un territorio a noi vicinissimo che è l'Alto Sangro, che registra presenze per oltre 1,5 milioni, 2 milioni l'anno. Ecco, attrarre quel turismo, dare la possibilità a quei turisti di vedere le bellezze di questa straordinaria città. Beh, il primo ad opporsi alla chiusura del punto nascita, voglio ricordarlo, è stato il sottoscritto quando in una votazione drammatica in consiglio regionale io votai contro la mia stessa maggioranza e quindi votando a favore del punto nascita. Credo che oramai le condizioni ci siano tutte. Ovviamente la rete ospedaliera deve essere ancora discussa in regione. Spero che la regione lo faccia quanto prima per mettere quantomeno in sicurezza il punto nascita. Io credo che sia l'unico strumento attraverso il quale i territori possono far sentire la loro voce. I partiti è indubbio che a livello locale hanno fallito la loro azione, i partiti non sono più quelli di una volta e l'unico modo per far ascoltare la voce del cittadino a livello regionale, a livello centrale, è proprio la costituzione di gruppi civici.